sono soprattutto una tradizione del nord Italia, ma si stanno diffondendo un po' in tutto il territorio della penisola. Stiamo parlando degli oratori. Nel mezzogiorno, in Sicilia e in Calabria, stanno assumendo anche una funzione sociale e di contrasto alla criminalità organizzata. In Toscana sono circa 90, concentrati in particolare nelle diocesi di Arezzo, Siena e Fiesole. Storicamente la Toscana non è la terra degli oratori. Però ultimamente c'è molto fermento, dal grande giubileo in poi molte parrocchie si sono attivate in tal senso ed è una vivacità non soltanto numerica, non è semplicemente che sono aumentate le realtà che fanno oratorio, ma anche qualitativa. Molte comunità educanti, molti educatori, molto volontariato, molta progettazione e soprattutto anche il desiderio di essere incisivi nella vita della parrocchia, della comunità cristiana dunque e del territorio. L'oratorio è una realtà tradizionalmente diffusa molto al nord. In Toscana, e in particolare a livello diocesano, nella diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro, quali possono essere i modi per portare avanti al meglio queste realtà? Ma innanzitutto credo ci voglia una notevole capacità di attenzione alla propria realtà. Un oratorio non può essere disincarnato, perché la nostra fede non può essere disincarnata, deve sempre avere di fronte le persone e le realtà vive. Un oratorio funziona se ha una buona comunità educante, una comunità educante fatta da persone che desiderano formarsi, che sono inserite nella realtà a cui appartengono e che sanno lavorare in comunione. Should I stay or should I go now? Should I stay? Uno dei temi forti che la Chiesa italiana sta affrontando negli ultimi anni è quello della sfida formativa che tocca in maniera particolare l'ambito oratoriale e quello dell'educazione giovanile, un settore che richiede sempre più figure professionali in grado di essere testimoni responsabili per i ragazzi. Da quest'anno abbiamo pensato di riqualificare il biennio di specializzazione in pastorale, quindi l'indirizzo pastorale e tradizionale in tutti gli istituti superiori di scienze religiose, dedicandoci in particolare alla pastorale giovanile. Per due ragioni fondamentali. La prima perché in questo modo anche la nostra diocesi si conferma nella sua attenzione verso nei confronti della pastorale giovanile e nei confronti dei giovani. Questa attenzione che in qualche modo il nostro arcivescovo ha espresso fin dall'inizio del suo mandato qui nella diocesi di Arezzo. E in secondo luogo perché riteniamo che gli oratori oggi siano la risposta più efficace per far fronte alle diverse esigenze da parte dei giovani. Il centro San Michele che da anni sta lavorando molto bene con i giovani ci conferma nella necessità di venire incontro a quelle che sono le nuove esigenze di comunicazione, di relazione, di rapporti vissuti dai giovani. Quindi un'attenta formazione da parte degli operatori che lavorano con i giovani e che creano, strutturano percorsi per i giovani ci sembra la risposta più opportuna da dare in un momento come questo. Da questo punto di vista il percorso di specializzazione in pastorale giovanile si avvale anche del contributo degli esperti dell'Università della Pontificia Università Salesiana di Roma, i quali già in passato hanno collaborato con la nostra diocesi attivando un percorso di formazione e che si mettono a disposizione della nostra realtà, del nostro istituto per offrire il loro contributo. Chi fosse interessato può avere tutte le informazioni ricavandole naturalmente dal sito e in secondo luogo l'accesso alla specialistica avviene attraverso il baccalaureato in scienze religiose, quindi dopo aver compiuto il percorso triennale, perché è necessario che il direttore di oratorio o comunque la figura che si impegna nel coordinare e progettare attività di formazione per i giovani abbia una preparazione solida in ambito storico, filosofico, pedagogico e specificatamente di pastorale giovanile con quell'attenzione necessaria
alla comunicazione, ai linguaggi, ai nuovi media, che sono sicuramente una delle esigenze più sentite nel mondo contemporaneo. Le iscrizioni all'istituto sono aperte fino a fine dicembre e la segreteria è disponibile per dare informazioni relativamente ai corsi e alle modalità di iscrizione tutte le mattine. E si ricorda che i corsi si svolgono giovedì e venerdì pomeriggio e sabato mattina e pomeriggio.